Martin Pescatore, Alcedo Aptis. Sull'Arno a Firenze. Eccolo qua. Si lava. Sta sul posatoio, aspetta la preda nell'acqua. Si tuffa, lo arpiona con il becco. Bellissimo, cioè è raro che c'è un Martin Pescatore in città proprio. Piccolissimo, velocissimo, la particolarità fa i nidi su pareti di terra, tipo insomma tufo, specialmente pareti un po' sabbiose, tipo questa è una spiaggia. E, sì, non fa il nido con ramoscelli eccetera, ma scava delle sorti di grotte piccole, giusto appunto la grandezza di un nido, nella terra, specialmente nelle pareti ripali lungo fiumi, fiumiciattoli, corsi d'acqua, comunque non antropizzati. Infatti è strano che sia in mezzo alla città. Pezzo di plastica immancabile in mezzo all'acqua. C'è pure un bel profumo di fogna. Ponte della Vittoria, Ponte Vespucci. Ponte Vecchio laggiù in fondo. Il Gabbiano a Firenze. È un Martin Pescatore. Eccolo. Si è messo su quel pezzo di tronco. Eccolo lì. Non so se potete vederlo, eccolo qui, eccolo che vola, adesso è sulla punta di questo lungo tronco. Eccolo qui. Ora ritorna di qua. Stanno entrambi aspettando la magna prede. Qui
c'è la pescaia. Oggi, dopo le tante piogge delle ultime settimane, c'è una discreta portata l'Arno. Nei giorni scorsi era in piena, infatti si vede tutta l'erosione qui. L'acqua ha eroso tutta la costa, tutta la sponda. Eccolo bello. Ciao. Sta attraversando l'Arno, di volata. Bye bye da Florenzia e dall'Alcedo Aptis.